Allora, carissimi ragazzi, carabina finita, ultimata. Adesso mi manca proprio solo da fare la guardia del grilletto e da rifare lo strip, hard strip, e verniciare la canna e così. Adesso è ancora provvisorio, però funziona perfettamente. Adesso vi faccio vedere se riesco, ve la carico. Chiaramente è stato fatto un lavoro di questo genere, cioè sotto ho dovuto, come avete visto nelle altre puntate, che adesso l'ho dovuto limare perché non caricava bene. Poi ho dovuto anche saldare un pezzettino nella stiena di caricamento davanti perché non caricava bene. Ora gli ho aggiunto un 5 mm di saldatura perché il pistone potesse andare ad inserirsi nel dente del grilletto. Così in questo modo qui tutta il caricamento funziona regolarmente, passa benissimo e senza nessun problema viene caricata. Oltretutto ho già provato un po' di fucilate e mi sembra che è diventata molto più morbida rispetto a come era prima, come diciamo con fucilata. Ecco, adesso il problema più grosso è provarvi che funziona mettendo, non so come, non so dove, il cellulare, sperando che non si spenga. Adesso ve lo appoggiamo qua. Magari funzionerà. Io non so se si vedrà, perché, ecco, magari si vede. Ecco, comunque, l'armamento, il caricamento, vabbè, lo faccio da qua, comunque si carica regolarmente. Ecco, carabina caricata, la chiudiamo perché non vorrei che mi arrivasse una slegnata. Gli rimetto un attimo questo, carichiamo il pellet. Ok, perfetto. Lo mettiamo in posizione. E andiamo a sparare. Sto per cento. Yohoo! Carabina bomba. Perfetto. Grande lavoro. Stavolta non gli fa più niente, davvero, eh?
dato un'altra mano di lino, viola di lino, nero dentro, così non si rovina, nero anche qua perché mi piaceva, e buona lei. Poi forse farò nero anche questo pezzo sopra, però più o meno è perfetta, funzionare funziona, avete visto che carica tutto, spara, buona lei. Si può fare anche una bullpup con una Springer e anche di quelle grosse. Ciao ciao!